poco fa ho comunicato alla mia maggioranza, alla mia giunta, la scelta di non ricandidarmi per le elezioni del 2021. Vorrei solo fare un passo indietro prima, perché credo che sia opportuno farlo rispetto anche a quello che è stato il percorso di questi 5 anni. Come sapete, e l'avete anche raccontato, e di questo vi voglio ringraziare, è stato un percorso che è iniziato, diciamo, subito in salita. Sono stati tanti dossier che ho trovato subito all'inizio sul tavolo, certamente complicati e complessi. Alcuni li ho anche ricordati, li voglio ricordare qui, penso, insomma, al Salone del Libro. È stato proprio il primo dossier che mi è piombato sul tavolo con una lettera in cui mi si diceva che quel salone sarebbe andato a Milano. E credo che quella sia un esempio di sfida che tutta la comunità, in particolare i torinesi e le torinesi che ringrazio, hanno voluto raccogliere tutti insieme per trasformarla in una vittoria che ha visto non solo, come sapete, il Salone rimanere a Torino con edizioni incredibili, ma mi sento di dire anche un Salone che aveva tutta una serie di difficoltà economiche e finanziarie che è rinato in una nuova struttura. Allo stesso modo abbiamo fatto sul bilancio. I primi mesi, e il primo bilancio, il primo assestamento, noi ci siamo trovati di fronte alla scelta di, e lo ricordate perché l'avete raccontato, decidere se sostanzialmente andare in predissesto, dissesto, togliendoci anche una responsabilità politica, perché oggettivamente poteva essere uno dei primi atti che potevamo fare, invece abbiamo deciso di fare un percorso che è durato 5 anni di risanamento dei conti, anche doloroso. I primi anni abbiamo fatto manovre certamente impopolari, penso, insomma, a tutto quello che è stato anche raccontato per portare l'ente finalmente alla normalità. E il fatto che l'ente sia tornato alla normalità non lo dice Chiara Appendino qui in conferenza stampa, ma lo dicono i fatti, cioè che dopo 24 anni per la prima volta la città ha approvato il bilancio nei termini. È un fatto tecnico, qualcuno potrebbe dire, e forse di bilancio si parla troppo poco, ma in realtà è quello che permette adesso a noi, ad esempio, di aver programmato cantieri per le strade per circa 15 milioni di euro, che è una cosa che non succedeva tantissimo tempo, perché l'attività dell'ente, che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto in questi 4 anni e mezzo, è un'attività che si è finalmente normalizzata, e un'attività normalizzata permette di poter spendere in modo più efficace ed efficiente, quindi in qualche modo garantire miglior servizi ai nostri cittadini. Dopo la sentenza mi sembrava giusto di condanna, come ben sapete, per un fatto che su cui io ritengo di aver agito correttamente, per questo ricorrerò in appello. Però quella sentenza ha posto una questione che per me diventa di coerenza, ed è diventata di coerenza. Mi sono dovuta prendere qualche giorno perché era giusto riflettere, ovviamente senza ondate emotive e in modo, come dire, concreto e in modo pragmatico rispetto a quello che era accaduto. E quindi, nonostante io davvero in queste settimane abbia ricevuto un affetto incredibile e ringrazio tutti coloro che l'hanno espresso, di vicinanza, di affetto, e anche una carica non indifferente e tante, come dire, spinte a continuare quello che è il mio percorso, io ho fatto questa scelta che è dolorosa, perché è stata ed è dolorosa, è stato anche doloroso per me annunciarlo e comunicarlo alla mia maggioranza, che ringrazio per il percorso che ha fatto con me e per quello che faremo ancora nei prossimi 8 mesi. E quindi ho deciso sostanzialmente di fare un passo di lato, come sapete, e per coerenza.